non termina la diatriba che vede come protagonisti Carlo Freccero e Giovanni Ciacci. L'episodio risale al 2013 e Ciacci era costumista Rai. Non termina la diatriba che vede come protagonisti Carlo Freccero, direttore di Rai 2, e lo stylist Giovanni Ciacci. Quest'ultimo, nel 2013, lavorava come costumista per la Rai ed è stato accusato di aver rubato un vestito cucito su misura dall'azienda per Mariangela Melato, come copia di un analogo modello fornito dalla Maison Gattinoni. La risposta di Ciacci: il vestito in questione è sparito quando la Gattinoni l'ha richiesto espressamente per una mostra degli delle dive della TV. Ciacci però non ci sta e, intervistato da Oggi, ha respinto al mittente le accuse. Lo stylist ha poi proseguito: